Eccoci ragazzi, e oggi vi mostrerò come partire su iDiving. Allora, cosa scegliere? Andiamo su una partita, non perdiamo tempo perché so che il tempo è denaro, quindi la scelta della classe è un pochettino differente nei source come sempre, quindi potete prendere chiunque. Io consiglierei il Samurai, che secondo me era una classe abbastanza buona, chiamiamolo alla cazzo proprio. Ricordo, vi consiglio un Seme d'Oro, che e forse la migliore cosa. Bene, iniziamo. Ok, ben entrati in game. Allora, prendete subito il Vitus qua, aprite. Ho fatto un taglietto, abbiamo saltato tutto il pseudo boss iniziale, quello che comunque ci morite se non avete la pazienza di affrontarlo. Adesso noi siamo qui. E prima cosa che vi consiglio è, avete questo semero, sedetevi, riposatevi e aumentate subito le fiaschette. Perfetto. Ok, parlate con Parre, che è questo personaggio qui. Oh, yeah. E vi consiglierà, vi spiego un attimo il funzionamento dei luoghi di grazia, eccetera, eccetera. Poi vi consiglio, se poi avete voglia di fare un po' di online, di prendere anche questo. Gli altri oggetti li avete già presi prima, non vi ho mostrati, ma si trovano all'interno qui della catacomba, della zona di partenza. Qui potete aprire un po' di oggetti. Quello che consiglio è alle prime armi di non provare neanche a fare il cavaliere, questo qui, che è un boss, un mini boss, e quindi di andare direttamente dove vi indica la grazia, cioè quella pietra lì. Appena avete un po' di lume, comprare il corridoio di interazione. Per cui prendete la prima pietra di forgiatura. Adesso non potrete ancora far niente perché uno non avete lume e due comunque vi servono pietre. Quindi prima di tutto, allora toccate la grazia. Allora, poi se siete alle prime armi vi consiglio di fare i boschi vicino. Se invece avete già un po' di esperienza e volete veramente rompere un pochettino il gioco, vi conviene andare subito una milina, seguite questa strada qui. Invito a lasciare un mi piace se vi piace il contenuto e a iscrivervi. È un invito, quindi se volete lo fate, se no pazienza, grazie lo stesso della visual e di quello e del vostro tempo. Ok, sedetevi. Come caso io velocizzo perché il video se non diventa troppo lungo. Qui potete già livellare se avete un problema, voi accettate tutto. Ok, potete andare. Allora, io vi consiglio, adesso vi ho dato il destriero che vi servirà perché adesso bisogna correre un po' da tutte le parti. Correte qui, recuperate la mappa. Perfetto. Potete anche andare, vi faccio un po' di recuperare i primi oggetti. Andate qua sotto e vi recuperate. Sì, non indicare un cazzo, prendi e non rompere le palle. Bene, prendetevi i primi oggetti per mettervi le ceneri. Ok. Allora, adesso, volendo si potrebbe tornare indietro alla chiesa iniziale. Qui invece farò un'altra cosa e andrò a recuperare un po' di oggetti che vi serviranno. Allora, andate verso quest'albero qui, questi piccoli alberi. Qui volendo ci può andare al bordo, ma me ne frego altamente. Allora, vediamo se vi ricordo che bisogna passare alto. Ho
parlato anche con Gino qua, è stato utile. Bene, possiamo andare. Recuperate anche un po' di fiori qui. Perfetto, proprio di qua, andate verso gli orsi. Andate alla baracca qua, la zona è qui, adesso qui mi manca la mappa, però vedete, eravamo da qua e siamo andati verso est, vedete sulla bussola anche, prendete qui c'è, no? Qui c'è un'altra ragazza, prendete il quadro, non se vi interessa, se volete collezionare le cose, gli oggetti segreti, bene, lo prendiamo e da qua andiamo a prendere un altro ricettario. Prendete un po' tutta sta roba, tutte queste lune che sono utili. Allora, passiamo da sopra, saltate, benissimo. Fevo, questo vi servirà soprattutto più avanti quando dovete affrontare il boss, soprattutto nelle parti più avanzate del gioco e soprattutto ai punti di origine boss, ad esempio il sacriderma, perché questo ricettario qua vi permette di costruire, adesso non l'ho preso, ma vi permette appunto di farvi i vasetti del sonno. Allora, bene, abbiamo recuperato i vasetti, quelli del ricettario per i vasetti del sonno, adesso andiamo verso questa zona qui. Come vedete sono anche morto perché sono scivolato prima della scogliera. Allora, andiamo oltre questa specie di troll gigante, quello che è, quello che si trova, e andiamo direttamente alla chiesa. Che ci servirà subito, e visto che ci siamo ricopriamo le lacrime sacre. Bene, sediamoci per non perdere tutto, possiamo far salire di due. Ok, adesso da qua c'è un bel teletrasporto segreto qua dietro che ci manda in una zona avanzata del gioco. Eccolo qua. Perfetto. Thank you.
vi riposate un attimo, va bene. Perché questa cosa si attiva quando praticamente uscite da sepolcride. Quando uscite da sepolcride vi si attiva a un certo punto, anche perché boh, volendo possiamo un attimo aumentare, visto che ci siamo, andare dal fabbro ed aumentare il danno dell'uscita. Allora, facciamo un attimo, allora facciamo in velocità, visto facciamo di necessità di ottu, l'arco non mi serve. Che ogni ammazza, lei ha di ora. È potenziale, ok, abbiamo già un livellino della spada. Bene, da qua ritorniamo e a questo video ci metterò bene. Adesso andiamo in zona zampina, sarà un po' lunga, quindi la velocizzerò, scusate l'impampinamento. Bene, ci mettiamo qui e armati di molta pazienza lo colpiamo finire. Non muore. Potete anche prendere un po' di roba, perfetto, anche delle
armi se volete cambiarle. Questi, qui dove c'è in testa di zucca, c'è una pietra di forgia che va. Vi consiglio di sbloccare anche questa lancia lì. Beh. E andiamo. Ci fermiamo questa capanna qua, perché volendo, se volete, si possono avvistare da lui. Posso avvistare da lui le ceneri. Non si names, Bruno. Let me ask, are you here? Does your fist bite? Yeah. It takes me any inch. All I know is this now's the time. Vedete, ci sono un paio di mosse che si possono acquistare, tra cui il Barry e altre cose tipo tenacia, calcio, impronta, impalamento, eccetera, eccetera. Quindi volendo potete comprare delle ceneri che poi si possono infondere e mettere nelle armi. Naturalmente dovete aver preso quell'oggetto che vi ho mostrato prima all'inizio, perché andate a cenere di guerra e potete farlo incisivo. Io metterei incisivo, che è un tasso destrezza, quindi meglio di così. Ed è molto utile perché è un bel affondo che non è niente male. Bene, andiamo. Eccoci qua, adesso possiamo fare le ultime cose. Allora, io direi, le ultime cose da fare sono brevi. Allora, torniamo alla chiesa, recuperiamo la campana, Evoca Spiriti, se volete avere appunto le evocazioni. Ok, grazie. Ok, bene, poi quello che vi consiglio è andate in questa prima galleria qua. Bene, ci siamo. Ok. Bene, velocemente andiamo in queste grotte, io una scelta qui e dopo farvi un giro anche di Monea per l'isola del Gatto. Questi sono, avete sentito un po' alla. Questa prima zona ed è qua vicino. Allora lasciamo perdere il bosco del lago e andiamo verso quello che dicevo prima, che andiamo a recuperare un particolare oggetto che servirà essenzialmente per due cose: uno, per rendere la boss fight contro Margit e Mordo, che è poi la stessa persona, molto più facile, e soprattutto per sbloccare alcune trappole nel gioco, perché il C5 funziona anche, è molto utile per sbloccare alcune trappole nel gioco, dei caratteri invasi da Nerius. Possiamo affrontarlo direttamente. Thank you.
E adesso dobbiamo fare l'ultimo pezzettino che è fondamentale, che è recuperare il sigillo. Il sigillo si trova in questa caverna qui, caverna di acqua fosca. Entreremo in questa zona qui e incontreremo una vecchia conoscenza di tutti i Souls, perché l'ha giocato. Appena prendiamo l'oggetto, e il caro di qua ci esalta le palle, benissimo. Vediamo se lo faccio per voi. Scusa un attimo. Veramente è stato utile.